Bene, benvenuti qui a tutti. Io volevo fare dei ringraziamenti ma sono identici a quelli di Luca, escluso quello a me stesso naturalmente, che sarebbe stato improprio. E sono molto contento di essere qui perché credo che la scuola sia eh, il vulcano primo che crea e genera il nostro futuro. Eh, sono molto contento, molto rilassato. Adesso, un po' più emozionato quando Luca ha detto che devo parlare un italiano scandito e lento. Questo mi crea qualche problema. Mi piacerebbe parlare in spagnolo, ma escludiamo poi il cotè italiano. Quindi, abbiate pazienza, e sarà in italiano. Però, eh, approfitto anche io per ringraziare il Conservatorio di Cesena, Luca, anche perché Luca è un motore straordinario, direi quasi indispensabile in un'Italia che barcolla attualmente nei confronti della musica in generale, poi non parliamo di quella antica. Bene, allora io vi farò una chiacchierata adesso, eh, sarei molto contento se questa chiacchierata generasse delle domande, perché serve proprio a confrontarsi, a parlare, quindi sulla base di quello che io vi racconterò... Eh, se avete delle, delle domande sarà molto bello e molto gradevole rispondervi. L'argomento è molto vasto perché, quando abbiamo detto con Luca, parliamo un'oretta e mezza con i presenti sulla storia della musica antica, sul violino barocco, eh, sull'esperienza personale. Sono tutti argomenti giganteschi. Quindi, eh, io cercherò di sintetizzare. Anzi, in genere non scrivo mai niente perché mi piace andare a ruota libera. Ma ho preso dei punti fondamentali. Quindi comincio a fare un po' di bla bla bla, vi prego interrompetemi e chiedetemi se avete dei dubbi o vi vengono in mente delle, eh, degli interventi. Dunque, eh, come vi ho detto, l'argomento è un argomento molto 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 vasto. Il movimento della musica antica, inteso così eh, nella sua verbalizzazione, è un movimento molto antico. Voi sapete che nasce già negli anni 60. Eh, non è sbagliato ricordarci che c'è un'identificazione geografica a questo movimento cioè il movimento della musica antica nasce lontano da noi nasce nei paesi del nord eh, in un'area geografica che è quella olandese, quella belga eh, immediatamente dopo trascinando i paesi come Francia, Austria, Germania eh, e naturalmente ha un'evoluzione un tardiva da noi ehm, io però qui faccio un, un sottolineo una cosa importante nel 1976 che mi fa un po' paura ricordarlo perché mi fa, mi fa sentire vi, vecchio profondamente vecchio ma nel 76 la musica antica in realtà non vive di un'organizzazione propria ma vive di una eh, verbalizzazione, che è una verbalizzazione importante, perché io studente al Conservatorio di Parma ho avuto possibilità di eh, accedere alla musica antica, che per me nel 76 è stata una grande passione, grazie a un uomo che va sempre citato in Italia, che è Luigi Rovighi. Grazie a Luigi Rovighi e al suo insegnamento del violino barocco in quegli anni che siamo riusciti a creare un movimento in Italia. Quindi mi piace sempre sottolinearlo perché si ha sempre l'impressione che quando la musica antica nasce in Italia siamo un po' delle scimmie che mangiano le banane negli alberi. Sugli alberi invece non è così, ci sono state persone che in quegli anni hanno dato un incremento e un aiuto sostanziale molto importante, mi piace dirlo anche perché poi è prossimo a noi, perché l'attività di Rovighi si svolge a Bologna, quindi siamo in un'area geografica prossima. Le ragioni del movimento della musica antica negli anni 70 sono delle ragioni importanti da ricordare, si combatte una certa ignoranza. Tra virgolette, interpretativa e diciamo un atteggiamento routinier, cioè l'interpretazione negli anni 70, è un'interpretazione che non solo ghettizza la musica antica, cioè se ne fa poca, ma soprattutto viene poi interpretata e assunta eh, in maniera assolutamente eh, romantica, la, la forma interpretativa che è la sovrana in quegli anni. Attenzione, con questo non intendo. Eh, levare importanza a come in quegli anni si suonava, perché eh, esistono scuole straordinarie, eh, però naturalmente si combatte questa routine perché ci si comincia a porre un problema che è un problema di tipo linguistico. Le prospettive sono eh, un apprendimento del linguaggio barocco, soprattutto non dimenticate che si comincia con il barocco e solo con il barocco, le interpretazioni diciamo fra virgolette classiche, sono marginali. Adesso io cito discograficamente in quegli anni un gruppo che è il Collegium Aureum, che si dedicava anche al repertorio diciamo, classico eh, o preromantico, eh, ma in generale l'attenzione la, va soprattutto al, al repertorio barocco. Quando si parla di barocco si sbaglia perché la parola barocco in realtà è erronea, intendiamo dire un repertorio che va, diciamo, dall'inizio del 1600 alla metà del 1700. Mm. Gli obiettivi di questo movimento sono eh, fondamentalmente due: uno è quello del recupero organologico, cioè dell'accesso al ritorno agli strumenti d'epoca, anche questo verbalizzazione erronea, perché poi strumenti d'epoca vuol dire tante cose, ma insomma fondamentalmente il recupero eh, di un'organologia che fino allora non si conosceva. Ehm, vi faccio una... Eh, così, vi racconto an aneddoticamente, giusto per sorridere, è vero in parte, ehm, io ricevetti da mio nonno, che era un grande amante di musica, un... Eh, Libro relativo ai programmi concertistica all'Augusteo di Roma negli anni prima della prima guerra mondiale. E in uno di questi concerti c'era eh, Camille Sanson che faceva un concerto a Roma con un gruppo di musica antica di Parigi, in cui si suonava Leclerc, eh, Beaumortier, bon Clérambol. E sotto c'era scritto in piccolo: Il concerto verrà eseguito con strumenti originali. Allora non so pensare che cosa fosse in quel momento l'idea di uno strumento originale, ma diciamo che è interessante considerare che eh, saint saint aveva, aveva già eh, sviluppato, sono gli anni di Dolmesh, sono già gli anni in cui ci sono i podromi di, un, di, di un ritorno alla musica antica. La se il secondo obiettivo, oltre quello organologico, è la diffusione naturalmente di una certa maniera di suonare. Ehm, questo ha sviluppato un interesse dalla parte moderna, diciamo, dagli interpreti moderni, ad avvicinarsi alla musica antica. Questo è un argomento che poi vorrei, di cui vorrei parlare un attimo dopo, per dirvi che cosa ha generato di curiosità negli interpreti moderni il movimento della musica antica, perché anche questo è importante e interessante. Intorno a metà degli anni 80 esiste... Quello che noi chiamiamo oggi la scuola italiana della musica antica. Ehm, ci sono le prime organizzazioni che fanno sì che nascano i primi gruppi. Allora autocitarsi lo trovo sempre molto sgradevole, però dell'89 eh, c'è la nascita di Europa Galante. Eh, altri gruppi come Concerto Italiano di Rinaldo Alessandrini. Subito dopo ci sarà il giardino armonico, ci si comincia a organizzare naturalmente l'Accademia la, 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 Bizantina. Inutile adesso dirvi chi comincia prima, perché c'è sempre la gara chi è stato il primo ad aprire, il, ma non è questo, tutto si fissa intorno a quegli anni. La nuova generazione italiana. Eh, genera un movimento importante perché eh, partiamo da dei presupposti strumentali che sono differenti dalla fase iniziale, cioè la scuola italiana si differenzia dalla scuola olandese o dalla scuola eh, belga o dalla scuola inglese perché attingiamo dal repertorio, non solo dal repertorio ma anche dalla maniera di suonare che è quella latina. Questo è molto importante perché il successo dei primi gruppi italiani nel mercato è sviluppato soprattutto su un'identità interpretativa che è molto differente da quella di altri paesi. Qui sottolineo molto differente come aspetto positivo perché la musica antica dovrebbe, tra virgolette, eh, spaventarsi della globalizzazione, cioè molto bello che un gruppo italiano nascesse in quegli anni con una particolarità distinta dai gruppi nordici, perché siamo distinti noi, perché tutte le culture hanno, eh, attingono da un, da un comportamento e da, una, um, e da una storia che è fondamentalmente differente. Quindi questo suonare molto attivo, questo suonare in maniera molto narcisista, afferma una scuola italiana che da quegli anni ha una, un posizionamento nel mercato molto importante. Eh, non solo, ma dovete anche considerare che l'accesso a un repertorio, tra virgolette, virtuoso fino a quel momento non c'era stato. Se voi andate indietro nel tempo vedrete che ancora negli anni Ottanta è difficile incontrare degli interpreti o una discografia che abbia accesso a una certa scuola virtuosa. Potrei parlare del violino, ma non, non mi piace parlare solo del violino, parlo di tutti gli strumenti, ma parlo anche della vocalità. Non dimentichiamoci che ancora negli anni Ottanta eh, un'egemonia un vocale come può essere quella inglese, citiamo persone a cui dobbiamo molto, Emma, Kirby, è una certa vocalità, tralascia tutto un repertorio molto virtuoso che in quell'epoca non si fa quindi tutto un, un repertorio legato al Settecento dell'Opera Seria, eh, il, il repertorio dei grandi castrati, tutto quello che oggi è, diciamo, il pane quotidiano sul quale, sul quale eh, fioriscono e approfittano molte, molte generazioni di cantanti. L'affermazione del repertorio, quindi eh, anche questo lo sottolineo perché tornerà nella nostra chiacchierata. La musica antica nasce e si sviluppa anche quando abbiamo cominciato noi, negli anni fine 80, su una, un recupero di un repertorio nascosto. Questo del repertorio è fondamentale perché l'atteggiamento di ritrovare un repertorio che fondamentalmente in quegli anni non si faceva determina poi il processo importantissimo di una coscienza storica che ogni paese ha del suo passato. Il movimento francese, per esempio, citando i, i primi gruppi, che sono i gruppi La Grande Curie di Malgoire o Les Arts Florissons di Cristi, si sviluppano su un'idea, che è un'idea, tra l'altro che possiamo definire politicamente nazionalista, nel senso buono, di un recupero di un repertorio che faccia la storia del Paese stesso perché la storia del paese è incerta se non si ha una visione globale. Quindi non si erano mai fatti, eh, non è vero, si erano fatti ma si erano fatti in maniera frammentaria. Lully, Beaumortier, Rameau, Clérambol, Charpentier, questi sono tutti autori che nascono in quegli anni, vengono ripescati e creano questa identità. Francese interpretativa, che poi l'identità anche dell'orgoglio francese che ancora oggi si sviluppa sul, sul, sulla coscienza di, una, di un repertorio molto importante. E, e il ritorno appunto al virtuosismo, questo per quanto riguarda l'Italia è molto chiaro. Eh, finalmente si sì, ha una discografia relativa al virtuosismo italiano, Quindi parliamo di Vivaldi, ma parliamo anche di Tartini. Eh, parliamo degli autori romani, si sviluppa quindi la crescita su questo interesse. C'è una parte negativa del movimento, soprattutto del movimento italiano, di cui vediamo ancora oggi i sintomi molto chiari, che poi questa italianità detta, fra virgolette, o latinità diventa anche vezzo e diventa anche moda. Il fenomeno eh, si sposa anche con la grande diffusione in quegli anni della discografia e quindi della, della storia del CD, che fiorisce in maniera proprio molto forte, e che diventa mezzo di apprendimento per chi magari non vuole passare sette, eh, otto anni di apprendimento del repertorio, di lettura dei trattati. Si comincia a sviluppare questo processo un po' grave di cui ancora oggi siamo vittime, dell'improvvisazione, cioè del sentire un po' le cose sul disco e cercare di riprodurle. Europa Galante eh, si sviluppa con un'idea, che ancora oggi è quella portante, di alternare un repertorio familiare a tutti, dove sia possibile sentire le differenze interpretative di, parlo degli anni 90, tra le quattro stagioni, così come le sentivamo fatte dai musici o dai solisti veneti. Apro parentesi la chiudo subito. Che cosa non avremmo fatto se non ci fossero stati? Rispettare molto quella generazione, perché è grazie a quella generazione che abbiamo avuto accesso noi a quel repertorio. Io dico sempre: Europa Galante, o tutte le volte che suona le quattro stagioni a Tokyo non avremmo mai suonato le quattro stagioni se i musici non le avessero portate, non le avessero fatte conoscere. Senza contare che poi vi devo anche eh, fare un discorso che sarà uno dei punti prossimi, tra il fatto che si è, fra virgolette, disprezzato un certo, una certa interpretazione, scoprendo oggi invece che di quella interpretazione si sarebbero dovute salvare molte più cose di quelle che invece abbiamo voluto mettere da parte. Questo cammino che è quello di interpretare pezzi molto conosciuti per dare il termometro di come interpretare la musica antica fosse differente da come la si interpretava all'epoca, va insieme al fatto che a me è sempre piaciuta Europa Galante anche eh, far conoscere naturalmente parti oscure della storia della musica. Eh, la musica antica serve molto a coprire le distanze tra. Eh, quello che oggi il pubblico reputa sconosciuto e quello che invece dovrebbe essere conosciuto perché senza conoscerlo crea una visione della storia della musica incerta. Allora abbiamo avuto eh, piacere di accedere a tutto un repertorio cercando di dimostrare, di ricordare che la parola musica antica italiana è in sé un grosso non senso, anche quella, perché... La verbalizzazione italiano soprattutto nel Settecento non vuol dire assolutamente nulla, così come anche nel Seicento. Le distinzioni che vanno fatte, e questa è una cosa alla quale invito tutti gli interpreti a riflettere molto, su una geografia politica che fa sì che l'Italia non è un paese ma è una frammentazione di differenti paesi, e che le, do le dominazioni determinano momento Interpretativo molto differente. Quindi il mercato si è galvanizzato su una maniera italiana di fare musica, certe volte prescindendo dal fatto che noi interpreti dobbiamo porci un problema molto grosso fra come si suona Corelli e come si suona Vivaldi, anche se in realtà quasi contemporanei. Eh, Europa Galante ha tentato molto, in questo senso continuiamo a tentarlo oggi, di definire una strategia interpretativa che sia una strategia che abbia una cura dell'origine della musica e in quanto origine anche di una differenza di articolazione, di maniera di interpretare. Eh, Napoli e Napoli, Roma e Roma, Venezia e Venezia, sono tutte scuole che hanno particolarità molto differenti. Continuiamo, eh, metto una piccola medaglietta, ma non a me perché non mi permetterei, ma è Europa Galante. Eh, continua a essere una realtà importante, questo è molto bello perché dopo 21 anni di, di lavoro insieme eh, ci muoviamo con lo stesso entusiasmo, siamo presenti nel mercato proprio per continuare a offrire questa immagine che soprattutto è quella del repertorio e soprattutto tende a essere quella del rispetto nei confronti della musica e non all'utilizzazione della musica per mettersi in valore, questo è un altro discorso che magari affronteremo. Um, Dopodiché, possiamo fare un microconsultivo. Le scoperte, l'evoluzione interpretativa crea un senso molto vivo dell'interpretare. Questo ha dimostrato, secondo me, un tratto importante. Si è sempre parlato di universalità della musica. La musica è universale, perché effettivamente oggi, voi sapete bene che il repertorio della musica antica galvanizza molto il pubblico. È miracoloso che una musica che a 300 anni di distanza, a 250 anni di distanza, che parrebbe essere unicamente un recupero archeologico, invece sia in realtà estremamente viva nelle orecchie di chi ascolta. Anzi, noi sappiamo molto bene, queste sono statistiche, che la musica antica ha fondamentalmente molti più giovani eh, di pubblico di quanto non l'abbia la musica post-romantica. Quindi, evidentemente, da questo punto di vista è un consultivo molto, eh, molto importante. Da un altro punto di vista, dobbiamo essere anche autocritici e dire che una visione parziale dell'interpretazione della musica antica, e qui sono polemico perché mi piace esserlo, la musica antica nella sua evoluzione interpretativa si è un po' fermata, si sono sviluppati dei vezzi o dei cliché interpretativi che poi sono serviti un po' a tutta l'interpretazione della musica antica. Non si è parlato delle differenze fra le scuole, Napoli, Roma, eh, eh, Venezia, ma non si è parlato neanche delle differenze con le altre scuole. Si è imparato che nei ritornelli si fanno delle diminuzioni o si fanno delle improvvisazioni, ma sapete siamo arrivati al paradosso che molti fanno... Non distinzione tra un'interpretazione all'italiano e un'interpretazione alla francese. Tutto questo ha creato un fenomeno molto sclerotizzante, molto pericoloso, che si chiama routine dell'antico, anzi, non è che si chiama, l'ho chiamata io. Questo vuol dire che siamo partiti per combattere la routine dei moderni. Scusate le. le eh, le terminologie che non mi piacciono, ma è giusto per capirci. Ma oggi forse possiamo dire che ci sono delle routine dell'antico. Routine, abitudini. Questo significa che eh, c'è una maniera di suonare all'antica, c'è una, suona una maniera di suonare alla moderna, ma... Il fatto che la musica antica sviluppasse pensieri interpretativi differenti per scuole, geografie, epoche, non è avvenuta. Lo stesso si può dire dell'organologia. Abbiamo capito che cos'è un violino barocco, ma non si è parlato di un violino galante, non si è parlato di un violino classico, non si è parlato di un violino preromantico. Eh, si vuole essere political correct, ma non lo si è mai. Non si vuole accettare l'idea che viviamo un compromesso. Questo è grave perché la storia dell'organologia così come la storia interpretativa racconta che ogni 30 anni cambia tutto. E noi questo non l'abbiamo assunto. Eh, oggi si suona con un violino barocco anche Mozart. Ma voi sapete molto bene che Mozart ha una struttura negli strumenti che non è paragonabile a quella del primo Settecento. Io fomento sempre l'idea che. Quello che sarebbe molto importante è che la musica antica portasse una coscienza continua e che si dicesse sì, sto facendo un compromesso, ma vado verso il linguaggio, vado verso l'interpretazione, perché questa sì che è sovrana, molto più dello strumento. Lo strumento è fondamentalmente spesso non proprio adeguato. Per quanto riguarda eh, le polemiche che si possono sviluppare in questo, in questo discorso, si può dire che. Eh, oggi per noi uno strumento ad arco incordato in budello puro è musica antica, ma voi saprete benissimo che la fine delle corde di budello è nel 1930, quindi in realtà dovremmo suonare Debussy anche col budello. Invece per noi il budello è musica barocca, questo è un grande errore, così come da un altro, da un altro punto di vista si può dire che chi è cantante è entrato nella musica antica o entra oggi nella musica antica con un'esperienza documentale molto povera. Eh, negli anni 80 negli anni 70 la vocalità si sviluppava in uno studio specifico sulla fonesi, sul senso interpretativo, sulla tecnica, che ha creato una certa musica vocale antica. Ma voi dovete sapere, perché io l'ho vissuto e l'ho notato moltissimo, che negli anni 90 gli organizzatori in giro per il mondo hanno cominciato ad amare la musica antica e hanno voluto a quella musica antica mettere le vocalità che in quell'epoca si conoscevano. Quindi abbiamo avuto un flusso enorme di arrangiati vocali, gente che cantava bene, che era di successo, che si sono messi nel campo della musica antica. Senza una conoscenza specifica del come si interpreta. Oggi possiamo dire che il mercato è una grande insalata. Spesso giustifichiamo un'interpretazione perché c'è un gruppo di musica antica, ma magari i cantanti sono completamente moderni. Quindi si è persa la specifica del linguaggio, si è andati un po' al, alla routine. Su questa routine bisogna eh, molto combattere. Il mondo moderno. Tende ad avere un interesse reale nei confronti della musica antica. Quanto questo interesse sia sincero e quanto questo interesse sia mercato, oggi va capito. Si prende uno strumento, lo si incorda con due corde di budello, eh, si prende un arco barocco e si diventa automaticamente interpreti di musica antica. Non è così: è un processo molto più lungo ed è un processo molto più sofferto. E, mh, si fa confusione. Eh, un controtenore è lo specchio della musica antica, non lo è per niente, eh, non si accetta si accetta di più un controtenore che canta un duetto d'amore in un'opera seria del Settecento, perché si evoca nella figura maschile ciò che è stato il castrato, si dimentica che il controtenore e il castrato sono le cose più lontane che ci siano al mondo e che in realtà se vogliamo essere fedeli a una timbrica originale, è il mezzosoprano la voce che meglio copre il colore che fu dei castrati, perché il colore dei castrati purtroppo non lo si recupera più. Eh, il Papa chiese a Igor Stravinsky a Roma, durante una delle sue prime visite, maestro mi dica se posso fare qualcosa per lei. E lui disse scherzando, santità, ridateci i castrati. Naturalmente questo non era possibile, fortunatamente forse anche. Però non dimentichiamoci che il controtenore è in sé, nel campo della musica operistica, un'invenzione moderna. Il controtenore nel Settecento, falsettista, questa è la denominazione, rientra nei parametri della musica sacra, eventualmente. Nessun teatro d'opera, neanche il più provinciale in Italia, avrebbe mai fatto un'opera con un falsettista. Si preferiva un castrato che era venuto fuori male piuttosto che un falsettista. Quindi oggi il pubblico storce il muso se si vedono due donne cantare un duetto d'amore e dicono ma perché non c'è un controtenore? Questa è la falsa informazione che scaturisce poi da dei fenomeni che possono essere anche cinematografici. Mi riferisco al film Farinelli. Che può essere carino, se qualcuno di voi lo trova carino da un punto di vista cinematografico, ma è una delle fonti più drammatiche di malinformazione che ci siano nel campo della musica antica. Da qui l'aneddotica o il mio commento potrebbe tenervi seduti 5 ore e mezza, quindi io mi devo fermare. Anzi, spero che questo scaturisca delle curiosità in voi e delle domande.